Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Peppe Vacca Collectibles, bentornati sul canale. Oggi ho un unboxing pazzesco per voi, una cosa incredibile da farvi vedere. Vedete la maglietta? Vedete? E quindi questo è un indizio su quello che sarà questo video unboxing incredibile sul canale ragazzi. Mettete subito mi piace, attivate la campanellina, fate tutte le cose che dovete fare perché questo sarà un video pazzesco. Allora, vi dico solo una cosa, guardate la scatola, guardate che bella, vedete? Guardate bella la scatola, vedi anche dietro, guardate, qui c'è, vedi il personaggio, lo vedi? Non so se si mette, si vede? Metti? Mamma mia, Antonio Stark della Marvel, oggi di una ditta bellissima che si chiama Nomad 006. Un pezzo davvero bellissimo, non vedo l'ora di fare l'unboxing insieme a voi. La scatola intanto vi dico che è bella, è quadrata ed è fatta di carta. E, mamma mia ragazzi, io non vedo l'ora di aprirlo. Quindi adesso facciamo, apriamolo insieme e vediamo. Via! Ed ecco qui, avete visto ragazzi, vedete che bello? Guardate, bellissimo, guardate che bello. Allora, visto ho fatto lo schiocco e adesso si vede la... Guardate, mamma mia, già da adesso ragazzi si vede quanto è somigliante a Tonino Stark. Allora, adesso lo apriamo, adesso facciamo... Allora, lo prendiamo, bene. Allora, gli accessori li rimaniamo dentro la scatola perché tanto dopo magari... Oh, scusate. Li rimaniamo dentro la scatola, dicevo, perché poi magari li prendiamo dopo e li vediamo dopo. Intanto volevo farvi vedere una cosa. Accidentaccio. Allora, dicevo, vedete? Adesso un attimo c'è da sistemarlo perché... Allora, questo... Aspettate, un attimo perché no... Allora, questo non so se lo riuscite a vedere. Lo vedete? Allora, come vedete è proprio uguale, vedi? È uguale a Tonio Stark. Sappiamo tutti che è... Capito? È Spider-Man... Praticamente, che però quando sta senza il vestito, no? E quindi è bellissimo. Allora, vedete, intanto vi posso dire che c'ha, vedete, le braccia, poi ha le gambe, ha le scarpe che sono proprio uguali, vedete? Guardate, aspetta, che... Allora, vedete? Aspetta, Vedete? Vedete, guarda le scarpe che sono proprio uguali, identiche a quelle che ha Antonio nel film, vedete? Guarda, vedi? Bellissime. Poi ha i vestiti, vedete, guardate i vestiti, sono bellissimi, guarda, proprio, e sono fatti con, capito, il tessuto, capito, quello per fare i vestiti, in pratica. Poi c'ha la testa, che guardate, adesso vi faccio vedere bene la testa, guardate, aspettate, vedi la testa? È bellissima, guardate, mamma mia ragazzi, che capolavoro, sono veramente super emozionato di averlo. Ah, queste scarpe, poi ragazzi io un attimo vi voglio far vedere bene le scarpe, perché sono stupende, sono proprio le scarpe di Tony che ha in Spider-Man 3, e guardate che bello. Poi ragazzi, addirittura, io adesso non so, voi non siete tanto esperti in queste cose, ma io ormai è un po' che faccio video, no? E quindi lo so, muove le braccia, vedi? Può fare anche delle pose simpatiche, può fare delle cose super simpatiche, tipo questa. E vedi, può girare le cose, la testa. È bellissima, vedi, sta anche in piedi. Però un po' così.
sta un po' così. Aspettate un attimo, Scusate, ma ho avuto un problema tecnico e adesso l'ho messo in piedi e come vedete, ragazzi, è bellissimo. Non so se vedete. Adesso vi sistemo un attimo la luce, vedete? Ecco, adesso si vede meglio. Quindi, vedete? Quanto è bello, mamma mia, ragazzi! Adesso vediamo, guarda qui, c'ha anche la basetta. Non so se la vedete. Vedi? C'ha la basetta e... aspetta, che non so se si vede bene. C'è scritto, vedete? C'è scritto... Iron Man. Ah, è Iron Man! Iron Man, vedi? Vedi? Poi ha questo, vedi? Questo, che serve per metterlo, capì? Così. E poi ha, vediamo un po', gli accessori, che prima l'avevamo rimasti dentro la scatola, ma adesso li tiriamo fuori perché bisogna... Vedi? Ha le mani. Vedi? Ha le mani. Poi ha le... questi, questo. Vedi? Cos'è? Aspettate, metto un attimo. Guarda, bello. Poi ha... una bustina, vedi, con dei cosi dentro. Poi ha... aspetta, ti faccio vedere. Acide ebolina. Ma dove l'ho messo? Ah, vedi questo? Vedi questo? Guarda, che bello. Poi ha anche questo, praticamente è il cuore. Vedi? Lo metto qui, lo faccio vedere, non so se si vede, ragazzi, non so se riuscite a vederlo. E poi, guardate che bello. Chissà dov'è finito. Vedi qua, guarda, gli occhiali, no, bellissimi gli occhiali, vedi gli occhiali, guardate. Poi glieli vado a mettere, vedi, c'ha la testa. Questa è un'applicazione molto bella, vedi, fai così, vedi, allora, aspetta, e glieli metti, è praticamente lui, è come averlo qui con me. Adesso guarda, facciamo così, che così si vede meglio. E ragazzi, poi io non lo so, guarda, adesso magari vediamo un po' di pose, adesso, e poi andiamo questa è una posa. Vedi? Che bella. Mamma mia. Una. Questa, vedi? Anche questa. Mamma mia. È bella. Questa, mi sa che questa sarà quella che metto in collezione. Questa è bellissima, ragazzi. È proprio eroico così. E poi ci sta questa, con lei ho messo la basetta, ho messo la basetta e con la scarpa, vedi, con la scarpa fa così, questa è una delle più iconiche del film. Adesso vediamo un po' se riesco a farvela vedere meglio, ecco così, mamma mia. Quanto è bello. Che poi adesso lo metto in questa posa così lo vedete meglio. Ma quanto è bello, ragazzi. Cioè è bellissimo. È uguale, identico al film, ragazzi. Io veramente non riesco a trovarci nessun difetto. Vedi, anche così lo puoi mettere se vuoi. Proprio puoi fare proprio piena libertà di fare tutte le pose che vuoi. E cioè, io penso che è perfetto, cioè non vedo nessun difetto, è proprio lui. E secondo me, guarda, veramente, io non sono abituato a dare dei voti nelle mie recensioni, ma secondo me qui è proprio perfetto, è proprio perfetto. Adesso ci spostiamo un pochino e facciamo delle cose alla fine del video, così lo finiamo.
Eccomi qui ragazzi, adesso quindi il video è finito. Io penso che questa action figure, questa figura di Tony Stark è bellissima, cioè io la consiglio a tutti perché come è bella, è bellissima veramente, è pazzesca e penso che tutti devono avere, tutti gli appassionati dei Guardiani della Galassia devono avere questo figure. Quindi, ragazzi, io che cosa vi devo dire? Io lo sapete che non do mai i voti sulle mie unboxing, ma questa volta vi posso dire che è un 10 su 10. Ragazzi, avete visto? Ciao! Un sacco di accessori bellissimi, l'avete visti sicuramente, sono bellissimi, poi si può fare un sacco di cose, si può posare in tantissimi modi diversi, si può i vestiti e le articolazioni, guardate, sentite? Sentite? Cioè, guardate che spettacolo, ragazzi. Quindi, io cosa vi devo dire? Allora, l'ho comprata, questo è, diciamo, dai, un piccolissimo sponsor perché l'ho presa su giampippodavelletri.onlyfans.com, e quindi ragazzi, io vi invito comunque ad andare sul sito di Giampippo Davelletri perché non è che fa solo cose del genere, cioè fa tantissime cose bellissime e niente, quindi io con questo capolavoro vi saluto, anche lui vi saluta e niente, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando ragazzi, se il video vi è piaciuto, anche se non vi è piaciuto, vi iscrivete, la campanellina e capito? E fate anche, mettete, commentate qui sotto, fate un sacco, scrivete un sacco di cose. E ci vediamo in un prossimo video, va bene? Ciao ragazzi, ciao, ciao, sì, ciao!